Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nel mio angolo di paradiso. Oggi sono al mare e precisamente sulla costa pacifica. Questo è l'Oceano Pacifico. A una ventina di minuti da casa mia in fuoristrada. Ovviamente devo sempre attraversare 5 fiumi prima di poter venire qui. Oggi è domenica e vi faccio notare quanta gente c'è. Domenica? Ma al di là di questo rispondo ad una domanda che mi avete fatto un paio di miei studenti chiedendomi se è vero che bisogna benedire e pulire energeticamente il proprio mazzo di tarocchi dopo averlo acquistato. Allora ragazzi, il discorso di benedire il proprio mazzo di tarocchi o di pulirlo energeticamente in realtà deriva da un passato che ormai non ci riguarda più, perché nell'antichità, quando si utilizzavano i tarocchi nell'ambito dell'esoterismo, nell'ambito iniziatico, ed erano uno strumento vero e proprio di crescita spirituale per l'adepto, ecco che non esistevano le stampanti automatiche, le copiatrici che creavano migliaia, milioni di mazzi di carte e li vendevano poi nei negozi, ma semplicemente esistevano mazzi di carte dipinti a mano, disegnati a mano, che avevano anche un grandissimo valore, non solamente, cioè anche dal punto di vista materiale avevano un grande valore, perché appunto erano dipinti a mano ed erano cose rare comunque, quindi non solamente un valore spirituale per il contenuto e per il significato che avevano, ma proprio perché non si andava nel negozio per comprarli. Allora, a quei tempi si poteva tendere a tramandare i mazzi di tarocchi, ovvero il maestro li passava al discepolo, per esempio, oppure si ereditavano o si acquistavano da qualcuno che li possedeva, ma non si sapeva nemmeno chi li aveva posseduto precedentemente. Cioè era come quando oggi compriamo una motocicletta di terza, quarta, quinta mano e non sappiamo chi è stato il primo proprietario. Ora, nel momento in cui voi avete il vostro mazzo di carte, si crea una connessione energetica fra voi e il vostro mazzo. Cosa significa? Significa che man mano che voi maneggiate e manipolate le carte, queste assorbono la vostra energia. Dunque, nell'antichità non si sapeva chi aveva posseduto precedentemente il mazzo e quindi era un bene pulirlo energeticamente e benedirlo, perché se la persona che lo aveva posseduto prima era per esempio uno stregone che aveva fatto robe pesanti, è ovvio che quelle carte avevano assorbito energia pesante, non era il caso di averle a portata di mano o dentro casa o di utilizzarle, perché l'energia si trasmette. Quindi aveva un senso pulirle, ma al giorno d'oggi realmente non ha senso pulirle, non c'è un reale bisogno di fare una pulizia energetica o una benedizione. Oh che bellino, ho trovato un dollaro di sabbia, cose che si trovano solo nei Caraibi. Scusate, ma io come ex biologa marina, perché in particolare ero biologa marina, e rimango sempre colpita da questo genere di ritrovamenti. Ma dicevo, bello il mio dollaro. Il dollaro di sabbia, per chi non lo sapesse, in realtà sono dei ricci di mare che vivono sulla sabbia, che lasciano uno scheletro calcareo così, e si chiamano dollari perché sono sottili come monete, ma scusate la divagazione. Allora, vi dicevo, al giorno d'oggi non serve fare una vera e propria pulizia energetica. L'unica cosa che vi consiglio di fare, se proprio ne sentite la necessità, se avete a casa una drusa di ametista, potete appoggiare per una notte il vostro mazzo sopra la drusa di ametista. Oppure sul cristallo di rocca, che sono cristalli appunto utilizzati nella cristalloterapia per purificare qualunque cosa. Oh, un altro dollaro. Oggi è la mia giornata fortunata. Quindi ecco, potete fare questo, o se preferite potete trovare su internet una delle tante preghiere di benedizione che esistono sull'argomento, o potete anche per esempio contattare energeticamente un'entità come l'Arcangelo Michele. Molti utilizzano appunto il contatto con l'Arcangelo Michele, che si dice sia protettore, quindi può andare benissimo anche quella. Non vi sto dicendo che è necessario, vi sto solamente dicendo che se vi sentite di farlo, potete farlo in questo modo. L'unica volta in cui io realmente ho sentito il bisogno di pulire e purificare un mazzo di tarocchi è stato quando vivevo in Messico ed ho acquistato in un negozietto esoterico un mazzo di tarocchi della Santa Muerte. Per chi non lo sapesse, la Santa Muerte è una divinità, è una santa, ecco, piuttosto, è una santa,
che viene venerata in molti paesi del centro e del Sud America da tutte quelle persone che hanno compiuto qualcosa di particolarmente pesante nella vita e che si sentono in un certo modo allontanati dalle religioni tradizionali. Infatti c'è una certa competizione fra il cattolicesimo e questo tipo di invece ritualità, ovvero predicare la Santa Muerte. Quindi ecco, la Santa Muerte in realtà è spesso legata a energie abbastanza pesanti, ovvero la tipica persona che prega questa santa è una madre che ha il figlio in prigione e, non potendosi appoggiare alla cosiddetta religione tradizionale, perché la religione tradizionale giudica e punisce, quindi non accetta che una persona possa compiere del male e avere anche un premio o comunque avere una grazia in molti casi. Ora, quello che sto dicendo, ragazzi, prendetelo con le pinze, perché non è la mia opinione personale, ma è quello che pensano determinate persone che appunto venerano la Santa Muerte perché non si sentono abbastanza accolte dalla religione tradizionale. Quindi tutto lì. Però ecco, trattandosi di un'entità che viene pregata, venerata da persone che si portano addosso energie particolarmente pesanti, e trattandosi soprattutto di un negozio dove avevo acquistato, nel quale vengono acquistati vari prodotti utilizzati nell'ambito esoterico per fare rituali di diverso tipo, come malocchi, come legamenti d'amore, cose un po' pesanti a volte, ecco che tornando a casa ho sentito la necessità davvero di pulire quel mazzo di carte, sia appunto per ciò che rappresentavano, sia per il fatto che le avevo comperate in un posto dove percepivo vibrazioni e frequenze basse. Quando parliamo di energia, ricordiamoci sempre che l'energia sono vibrazioni e frequenze. Quindi le carte assorbono le vibrazioni e le frequenze come qualunque altro oggetto. In quel caso ho sentito il bisogno di pulirle, di purificarle, ho scavato una fossa, le ho sotterrate per qualche ora e quando ho sentito che erano pulite le ho tirate fuori. Niente di più semplice, ma ecco, ripeto, questi sono casi molto rari, sono situazioni particolarmente difficili in Italia da verificarsi e soprattutto ciò che io consiglio è, nel momento in cui voi avete il vostro mazzo, non fatelo usare a nessuno, usatelo voi, non permettete a nessuno di giocarci, cioè trattatelo con rispetto e non usate mazzi appartenenti ad altre persone, a meno che non avete con queste persone, non sentite e percepite di avere un'affinità energetica che vi fa sentire a vostro agio nel farlo. Ma in linea di massima, ragazzi, non vi preoccupate, questo è quello che voglio dirvi. Ad ogni modo, se avete altre domande potete scrivermi a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo al prossimo video. Un bacio!